Daniele Filosa, dal 15 di febbraio non si hanno più notizie di tuo fratello Gianni. Ai tuoi piedi c'è una panchina dove era solito sedersi. Alle spalle c'è Campese, la collina di Campese, che voi avete praticamente trovato, avete perlustrato millimetro per millimetro. Ma Gianni dal 15 di febbraio non si trova. Non si hanno più notizie, non riesco a capacitarmi del fatto che lui, cioè, in 150 metri da casa mia è scomparso. Se qualcuno sa qualcosa o in forma anonima potrebbe avvisare i carabinieri, Ecco, quali sono le ultime immagini che voi avete di Gianni attraverso il sistema di videosorveglianza, sia da parte del comune che da parte dei singoli privati? Sì, da quello che sappiamo, Trivio ha praticamente solo tre vie. Abbiamo le immagini delle telecamere private che lui non è passato di lì. Però abbiamo questa pubblica che, diciamo, intorno alle 7:30 lui è venuto qui a prendere il latte e poi è tornato a casa. Mia mamma hanno fatto colazione, si è vestito con quella giacca che lui è scomparso, però. E poi è uscito? Poi mia mamma è andata giù in giardino e lì stava anche il cane di mio fratello ed è uscito. Poi l'ultimo avvistamento, cioè dalle 9 meno un quarto, l'ultimo avvistamento c'è una signora che abita sotto casa nostra che l'ha visto intorno alle 9 e da lì poi non si hanno più notizie. Ecco, l'ultimo avvistamento dove? Quindi nei pressi della tua abitazione? Sì, nei pressi della mia abitazione in via Rapellucci, praticamente a 100 metri da casa mia. Quello è l'ultimo avvistamento. Perché i soccorsi poi si sono un po' anche concentrati nei pressi della scuola elementare del paese? Temevate che lui forse avesse preso la Sì, strada per andare a Campese? no, la scuola elementare è sulla sinistra, quella che dove abita casa mia È qua è sotto. qua sotto Dico, qua. perché si è cercati nei pressi della scuola elementare? Perché forse pensavate che... Sarebbe, sì, sarebbe uscito, sarebbe andato alla stazione, però da lì non è stato proprio visto. Ecco, voi Dalle telecamere. alle tue spalle c'è Campese, è una collina da tutti conosciuta. So che l'avete perlustrata veramente millimetro per millimetro quadrato, niente? Niente. Praticamente è come se si fosse volatilizzato, non mi riesco a spiegare. Non mi riesco a spiegare proprio questa cosa. Sono andato pure con i vigili, abbiamo organizzato una squadra con tutti i nostri concittadini, paesani, insieme ai vigili siamo andati a cercare in lungo e in largo, però non c'è nessuna traccia. Ufficialmente le ricerche si sono praticamente fermate, ma proseguono a livello anche personale, perché tu ti stai attivando con tantissimi amici, conoscenti, parenti, Sì. chiedendo la disponibilità di tanti privati per verificare cosa ci fosse Sì, all'interno dei pozzi, all'interno dei pozzi delle privati, cisterne. delle cisterne private, cioè anche, chiedendo anche ai nostri paesani di verificare i terreni che hanno limitrofi a Campese, di verificare E anche loro. questo tipo di ricerca non ha sortito nessun No, effetto. nessun effetto. Senti, ma Gianni potrebbe aver preso un mezzo, un treno. Allora, l'autobus qua io lo posso escludere perché comunque diciamo che lo conoscono, quindi se non sta con mia mamma non è potuto salire in mezzo pubblico. Magari può aver preso un passaggio, quello sì, o da qualche conoscente, magari per scherzo, o magari comunque uno che non lo conosceva Una considerazione, ma Gianni in passato ha dato questi tipi di problemi, scusami se mi permetto di No, dirlo. diciamo che 15 anni fa lui ha preso il treno, è capitato solo una volta, diciamo che si è allontanato per 3 giorni e poi l'abbiamo ritrovato a Latina, ha preso il treno a Formia e l'abbiamo ritrovato a Latina dopo 3 giorni. Però questo tipo di problemi, guarda, lui girava con il cane, però andava sotto qui nei pressi di casa mia, sotto Ponzanello, poi se ne tornava indietro, non ci ha dato tante preoccupazioni. Avete per caso pensato di estendere le ricerche anche sul versante di Maranola, quindi sulla montagna, sul Sì, Monte Redentore? i vigili del fuoco hanno perlustrato tutto, anche con gli elicotteri, con i droni, però non ci sta proprio esito, non c'è una traccia in cui lui ci possiamo soffermare, approfondire, nulla, Una considerazione solo nulla. finale, mi sembra proprio che il paese
gli stia vicino, però un paese un po' più mesto, più triste, sì. È vero? Sì, perché comunque mio fratello con tutte le sue problematiche lo volevano bene tutti, non, cioè, penso che nessuno l'avrebbe fatto del male a tanto ad arrivare a questo punto, però lui è un... Ecco, se vuoi dare i tuoi qualche sì, riferimento telefonico per sì. eventualmente... Lui con sé non ha documenti, non ha... è solito chiedere le sigarette, quindi avvicinarsi alle persone, però non è un tipo che si esclude, che si isola. Come fare per mettersi in contatto con voi qualora ci fossero... Chiamare l'unità, lui del 112... o il pronto Penelope o il mio contatto telefonico. Ecco, se lo vuoi dare, se puoi. Sì, 329-06-77-660. E questo è il contatto anche dell'associazione. Ok, grazie Daniele e in bocca al lupo. Grazie.